Buongiorno amici e bentornati sul mio canale. Era da un po' che mancavo con le reaction, ma ci sono stati diversi motivi che mi hanno tenuto lontano dal canale. Non sto qui a dilungarmi perché voglio parlarvi subito di una cosa che in questi giorni mi ha completamente rivoluzionato l'esistenza, mi ha scombussolato il mio vivere quotidiano. Sto parlando del nuovissimo singolo inedito rilasciato dai miei adorati Linkin Park. È un altro estratto dei famosi B-side che non sono mai stati pubblicati. Questa volta però parliamo dei B-side dell'album One More Light, quindi l'ultimo lavoro in studio fatto dalla band nel 2017. Chiaramente il brano è su quello stile, quindi si muove un po' su quelle sonorità già a noi fan note di One More Light. Cosa dire, è stato un po' un colpo al cuore, perché a differenza degli altri due singoli che sono stati rilasciati recentemente, ovvero quello di Lost e quello di Fighting Myself, dove i videoclip che li accompagnavano erano tendenzialmente delle riproduzioni digitali di delle specie di visual video, cose di questo tipo, in questo video c'è del materiale video effettivamente registrato durante quel periodo. E quindi possiamo vedere delle scene durante la registrazione della canzone dove c'è anche il nostro adorato Chester. E devo dire che quella cosa lì, mischiata all'intensità del brano, mi ha davvero, da una parte, reso felicissimo, dall'altra distrutto, perché mi ha dato un po' quella sensazione che penso che accompagni tutti i fan dei Linkin Park ormai da quel lontano 2017, ovvero che Chester non se ne sia mai andato. Qui il ricordo torna ancora più vivo, ma poi vi faccio vedere il video tra poco, perché secondo me vale veramente la pena di perderci quei 3 minuti per buttarci un'occhiata e ascoltare il brano, che secondo me veramente raggruppa in un solo contesto emozioni completamente contrastanti, perché come vi accorgerete tra poco, ma anzi ve lo dico tra poco, prima ci ascoltiamo la canzone tutti insieme e andiamo a farci due commentini così, come facciamo di solito, come piace a noi. Forza al video. Tell me the words I've forgotten, what we were fighting for, staring right into the darkness. Allora, già qua che parte con questa immagine di loro tristissimi in camera e la voce di Chester così soffusa, così delicata, non lo so, a livello emotivo è un impatto abbastanza importante secondo me, però andiamo avanti. Through an empty open door, can't put back what's been broken, can't change the moment, we went too far. Direttamente dalla registrazione, quello era Chester che stava registrando le parti di questo brano, perché non so se molti di voi lo sanno, ma ve lo spiego. Quando una band va in studio a registrare, tendenzialmente non fa soltanto le canzoni che finiranno poi sull'album, ne registra un quantitativo tendenzialmente abbastanza industriale, perché poi molte verranno scartate e fino a che verrà composta poi la playlist ufficiale del disco. E tante rimangono lì nel cassetto, ma vengono comunque registrate. Qui considerate che era il 2017, quindi i mezzi tecnologici anche per poter fare questi video backstage così fatti bene c'erano già da un po', ok? Cosa che magari era un po' meno, anche se in realtà facevano già ai tempi di Hybrid Theory. Però vabbè, torniamo a noi. Niente, l'ho già visto 1000 volte sto video, mi sta già venendo l'occhio lucido di nuovo. E lo sento particolarmente perché so che è legato all'ultimo periodo di Chaz e questa cosa mi scombussola un po'. E si sente la sofferenza nelle sue parole, nonostante la lirica, la linea melodica sia, come dire, molto allegra in realtà, però è accompagnata effettivamente da un testo molto pesante. A
me sto crescendo, fa veramente salire una dose di emotività ad altissimi livelli. E poi giuro, vedere Chester cantare così di nuovo mi fa tornare indietro di quasi 6 anni e mezzo, quasi 7 anni. È incredibile. Io immagino anche per loro, ma c'è stato l'ok chiaramente di Talinda per poter pubblicare queste immagini e questa voce registrata, perché chiaramente Chester non essendoci più non può dare l'ok, giustamente. E immagino come può essere stato per loro cinque adesso doversi riconfrontare di nuovo con queste immagini che hanno vissuto. Secondo me in quel periodo, difficile confrontarsi con un passato così vicino, ma anche che ormai sembra così lontano, e viceversa, pesante. È difficilissimo ascoltare questa canzone, è veramente difficile, e io sono convinto che ogni fan, ogni volta che faccia partire questo video da venerdì, da quando è uscito, si ritrovi in un turbinio di emozioni difficile da contenere, ma è anche bello così, per fortuna. Falling apart for no reason, but pulling a trigger in a useless war. Ufficialmente piango. Il loro cerchio che facevano prima dei live per caricarsi e motivarsi. Cerchio che è stato spezzato nel 2017, ma che rimane sempre lì appeso da quel lato mancante di quell'esagono. Fire. Ed eccoci tornati da quest'altra parte. Allora, come avete capito, la canzone mi dà un sacco di emozioni, ma non potrebbe essere altrimenti. A differenza delle altre due, questa è forse un po' più dolce come brano, e quindi riesce a risvegliare anche sentimenti un po' più emozionali, no? Magari le altre erano un po' più di impatto, un pochettino più effettivamente legate al periodo di Meteora, decisamente su altri stili rispetto a One More Light. Questa va a toccare, secondo me, delle corde molto più sentimentalmente occulte, ed è stato difficile, è continuamente difficile ascoltarla, nonostante la stia mandando veramente in loop, perché è un brano semplice, ma è anche un brano difficile da recepire, proprio se contestualizzato al periodo in cui è stato fatto. Ascoltarlo col senno di poi chiaramente ti dà dei rimandi che sono importanti anche su quello che era il vissuto di Chester, tanti messaggi che lui comunque continuamente scriveva nei testi, anche qui ci sono, se voi leggete il testo è veramente di una pesantezza importante, nonostante, ripeto, sia accompagnato da una lirica tendenzialmente allegra,
e dalla sua voce delicata. Questo brano, Friendly Fire, farà parte di una specie di greatest hits di super singoli che verrà pubblicato, se non ricordo male, ad aprile. Hanno già pubblicato tutta la tracklist. Ci sarà anche, tra le varie cose, un brano che a me piace molto, tipo QWERTY, che non vedo l'ora di sentirlo lì. Coprirò sicuramente questa compilation greatest hits. Cosa dire? Ascoltatelo, fatemi sapere da veri fan che cosa avete provato nel riascoltare la voce di Chester e nel rivedere le immagini di Chester di quel periodo. No, e non vi dico altro perché si è capito che cosa provo io ascoltando questo brano. Non voglio dilungarmi su queste cose. Per me è strapromosso, fa parte dell'evoluzione di Linkin Park, era legato a One More Light, ripeto, e quindi fa parte di quel processo evolutivo che Linkin Park avevano attuato da sempre. Vi aspetto qui sotto nei commenti. Mi raccomando, voglio sapere proprio emotivamente a getto che cosa vi ha provocato questo brano e se effettivamente sono state le stesse emozioni che ha provocato a me. Se già che siete qua, se vi è piaciuto il video, magari buttate anche un piccolo like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e le solite cose per rimanere aggiornati sui miei contenuti. Stay rock!